Benvenuti a questa serata, la seconda serata dedicata alla giornata degli alpini a Treviso. E io do il benvenuto alle classi quinte del PESTA con le loro insegnanti, Claudia D'Agostini e Antonella Moretti. E la serata di questa sera è dedicata al prosimetro di Piero Jaillet, era tenente degli alpini nella prima guerra mondiale. E ha scritto una sorta di diario autobiografico appunto sulla sua vita di alpino e sul suo essere superiore degli alpini che gli erano sottoposti. Buonasera, l'abbiamo scelto con Marco degli Alpini per il titolo soprattutto evocativo visto la giornata. Jaillet era uno degli autori. Lui rifiuta il romanzo, infatti scrive questo prosimetro, si chiama perché è un misto tra prosa e poesia, e sceglie degli episodi, sceglie di parlare di alcuni episodi autobiografici che lo vedono appunto coinvolto, lui giovane tenente, colto, letterato, laureato, a dover comandare a degli uomini che erano molto più grandi di lui, che non avevano cultura, ma che conoscevano la vita. E quindi questo lo colpisce molto e fa sì che alla fine li riconosca come degli amici. Si rende conto dell'importanza del dovere comandare, ma li riconosce e si riconosce nella loro cultura diversa dalla sua tutta letteraria, una cultura proprio delle corde. Altri morirà per le medaglie e per le ovazioni. Ma io per questo popolo illetterato, che non prepara guerre perché di miseria ha campato, la miseria che non fa guerre, ma semmai rivoluzioni. Tutti sono fieri di appartenere ai battaglioni che portano i nomi delle valli e delle montagne di casa. Non sanno star solo attenti che già disputano se onori più una pina di sangue o una pina di erba. Primi giorni, braccianti, muratori, carrettieri della lunga vallata dove l'Italia, per rispetto all'Austria, non ha ancora portato ferrovia. Criticano perché sto tanto coi soldati, anche dopo l'orario, ma questi sono soldati che migliorano i superiori, è per migliorarmi che sto con loro. Cerco di farmi a questa virile assegnazione, a questa allegra bravura. Se qualcuno ha bisogno di allenarsi a rinuncia, non è il soldato, è proprio l'ufficiale che viene dai tre pasti di casa, che viene dal letto rimboccato. La patria, che è tanto potente, avrà certo preparato scarpe migliori del loro ciabattino, ma quelli che ha confidato nella patria si sono sbagliati, quelli che confidavano nel ciabattino hanno fatto bene. Bisogna imparare il dialetto, unica lingua dei loro pensieri, far presto imparare questo dialetto, anzi lingua veneta, così armoniosa e sensitiva. Io che vorrei sapere tutti i dialetti d'Italia, anziché il dialetto toscano dei letterati. Ogni dialetto rappresenta una terra e un sangue che deve trovar luogo così nella patria come nella lingua italiana. Uno per uno, bastone alla mano, alla salita cantiamo. Se chiedi le reni rotte alla mina, se chiedi il polso alla gravina, se chiedi il ginocchio piegato a salire, se chiedi l'amore pronto a patire, sono io l'alpino, rispondiamo e alla tunata corriamo. Ma la montagna, alpino, è franata, ma la tua tenda, alpino, è sparita, alpino, tutta l'acqua è seccata, alpino, il vetrato gela le dita, ma la tua penna è folgorata, ma la gran notte di nebbia è salita. Sono cara deve stare sulla posizione di attenti, invece. La posizione di attenti è la negazione della sua vita. Perché incontri colleghi che ti capiscono turbato e per compassione ti raccontano il capitano che piangeva a dover ubbidire all'ordine di attaccare. A mezzogiorno l'ho scoperto e prima di partire chiese perdono ai soldati. Etica del Montanaro. Questi valli di una settimana, migliaia di lire che si tramontano in pane, sono i loro risparmi nella terra nemica. Non c'era nulla quando siamo arrivati a questo accantonamento motoso e ora c'è il suo focolare e il suo tombino. E il caffè si macina sotto il calcio dei fucili e il formaggio si sbriciola i denti di una scatoletta trovata.
e 4 centesimi infilati in un chiodo, la marmitta di di rame è stata riparata. Sono pronti a ricominciare la civiltà ogni minuto. Perché lavorano così bene? Sono i Dinka, che primi che si sono chiusi tra quattro pareti e tutti di fuori a chiamarli. Ciao, Dinka, tanto faceva sorpresa. Perché sono i Dalmast, che hanno fatto stare la dimora incollata alle locche, che bisogna serrare la porta quando spaioli da polenta, sennò scappa via. È Montanaro che deve creare ogni cosa a rispetto alla cosa creata. Sa che fatica a creare, e dunque conserva la cosa creata. La spende lentamente, la ripara, l'ama. Il cittadino invece gli dà una falsa impressione di facilità e inesorabilità. L'industria manifatturiera. Ci si interessa a lui delle robe. Per aumentare le robe chiederà aumento di salario. Lui il suo pensiero è il salario. Vada come vuole l'impresa. Ma il Montanaro è sempre lui l'impresario. E ora considera come proprie le robe di questa impresa, che è la guerra della patria. Sono mali eterni e imprevedibili i mali della natura. E nulla vale la ribellione. Perché sanno tanti mestieri? Perché deve saper fare di tutto il Montanaro, siccome necessità di tutto lo sprona? Il suo lavoro nella montagna è il primitivo, indifferenziato, dell'uomo solo, che deve saper rompere la terra, contadino, oppure murare la casa, muratore, oppure inventare la slitta, aggiustatore, oppure formare zoccoli e giuntare scarpetti, calzolaio. Perché emigrano tutti? Perché l'anno è di 12 mesi e la montagna nutre 3 o 4 mesi soli e non puoi migliorare. È la disciplina del Montanaro l'emigrazione. È un'avventura tra i popoli che lo sviluppa e migliora, che gli fa apprezzare meglio al confronto patria e casa. Tutti se ne vantano e hanno ragione. Non risparmierebbe neanche se non emigrasse in patria. Là si risparmia perché non è patria, ma puro paese di guadagno. Li amano tanto le loro donne che fanno 60 chilometri solo per vederli alla porta della caserma. Un minuto, perché il fondamento della famiglia è stato il primo amore che non si può più scordare. È più essere italiano che essere veneto o piemontese. Chi lo dimentica vuol dire che se l'ha meritato. Se voi veneti siete più bravi, lasciate che gli altri lo dicano. E allora ci crederemo. Quel che uno dice di sé è poco creduto. Webermut Brig Krieg. L'orgoglio produce guerra. Krieg macht Armut. La guerra fa povertà. Domanda angosciosa che torna. Quando vi guardo e voi non sapete? Perché alcuni sono chiamati a lavorare, a guadagnarsi la guerra e altri a morire? Morire non è equivalente di sacrificio. Morire è un fatto assoluto. Speriamo di essere riusciti a dare l'idea di questo percorso, il Montanaro che diventa alpino, l'amicizia che nasce, l'Italia che sta nascendo in questa guerra. Non siamo più abruzzesi, piemontesi, ma siamo italiani. Anche i dialetti, che a Gioia piaceva tantissimo come studioso, adesso ha capito che il dialetto è qualcosa di più di una lingua diversa, è qualcosa che bisogna superare per essere italiani, ma che bisogna mantenere per mantenere la propria identità. E quindi quello che nasce, l'italiano meglio, che nasce dalla prima guerra mondiale appunto è più della somma di tante genti diverse, è proprio qualcosa di nuovo. E speriamo di essere riusciti a dare questo messaggio.